Ciao a tutte ragazze e bentornate sul canale. Allora, oggi sono qui per parlarvi dei pennelli, una specie di rubrica, diciamo. Vi parlerò di 5 tipi di pennelli diversi, catalogandoli per esempio pennelli viso oppure pennelli misti. Oggi per esempio ho scelto 5 pennelli viso, quindi di catalogarli, di parlarvi di 5 pennelli per non allungarci troppo, quindi per concentrarci su appunto soltanto 5, descrivendovi il maggior tipo di utilizzo, quello più diciamo comunemente utilizzato, gli utilizzi invece che possiamo trovare noi, perché come sapete i pennelli possono essere utilizzati in qualsiasi modo, anche se un pennello nasce per una cosa, voi potete tranquillamente utilizzarlo per qualsiasi altra cosa. E quindi poi ovviamente i pennelli sono talmente tanti, magari uno ce ne ha tanti, ecco io ce ne ho tantissimi, però ne compro sempre di nuovi, perché comunque uno sperimenta, trova dei pennelli ancora migliori rispetto ad altri per fare determinate cose, magari a volte si fossilizza su uno però poi trova degli altri, cioè oddio no, allora adesso adoro questo, poi magari più in là non gli piace più, ne utilizzo un altro. Quindi veramente ho deciso di non parlarne tutti insieme, sia perché ne sono troppi e non mi potrei concentrare su ognuno, sia perché sono talmente sempre nuovi che può essere che tra 5 video che faccio di pennelli me ne ritroverò a comprare degli altri, quindi ne farò sempre di nuovi. Quindi cominciamo subito con questo primo video. Come sempre mi perdo in chiacchiere, vi faccio delle digressioni, vi parlo. Andiamo subito a vedere 5 pennelli che ho scelto oggi per il viso. Il primo pennello che ho scelto, considerate che parecchi, soprattutto quelli che per il viso, sono della Real Techniques. Questo è uno di quelli ed è il Foundation Brush. Allora, c'è ancora il nome, per fortuna, perché non lo utilizzo spesso. E questo qui fa parte del set arancio, questi pennelli qui per il viso. Allora, è un pennello angolato, ha la particolarità di essere angolato e piatto, come vedete, e ha anche la particolarità, di solito questo tipo di pennelli sono anche dotati di setole diciamo sintetiche, ma comunque io le definisco plasticose. È un pennello indicatissimo, qui ce lo dice, per il fondotinta, quindi per i prodotti in crema, per i prodotti che appunto hanno bisogno di essere stesi e lavorati. Questo qui ci permette di lavorarlo bene in ogni parte del viso, avendo l'angolazione ci permette magari di andare bene anche ai lati del naso, essendo angolato magari ci permette bene di andare a pulire il trucco qui sotto. Alla fine il fatto di essere angolato è una cosa in più. Di base ve lo consiglio, ecco, per ciò per cui è stato inventato. Ma per cos'altro possiamo utilizzarlo? Può essere utilizzato per andare a sfumare prodotti sempre in crema, ma per lavorare in maniera un po' più precisa. Di cosa sto parlando? Per esempio del contouring in crema. Il contouring in crema, a differenza della messa del fondotinta o comunque della base sul viso, che alla fine grossolanamente dobbiamo metterlo su tutto il viso, il contouring in crema ha bisogno di essere un po' sfumato con precisione, perché non è che possiamo sfumarlo, per dire, con un pennello del genere. Andremo ad ottenere l'effetto desiderato, perché appunto il contouring serve per andare un po' più a definire, e questo ad esempio è perfetto per questo genere di lavoro. In particolare io lo utilizzerei per le ombre, quindi non per l'highlighting, ma anche, per dirvi, una persona potrebbe tranquillamente utilizzarlo per prelevare l'illuminante in crema e andarlo ad applicare in questo modo. Però per esempio io lo vedo molto indicato, aiutandoci con l'angolazione, per applicare appunto o per sfumare anche i prodotti in crema che riguardano le ombre. Quindi andiamo ad applicare, sia ad applicare sia soltanto a sfumare, comunque facciamo finta che utilizziamo un prodotto in crema per le ombre, andiamo a prenderlo, andiamo a posizionarlo in questo modo e poi andiamo a sfumarlo tranquillamente con questo pennello, che ci permette di lavorare bene. Come vi ho anticipato, secondo utilizzo alternativo, però ormai già ve l'ho detto perché ecco parlo continuamente, quindi già ve l'ho svelato, è la messa dell'illuminante, appunto, perché preleviamo un po' di illuminante e lo andiamo a sfumare, ed è perfetto anche per questo tipo di utilizzo. È perfetto anche secondo me per andare, per chi fa contouring al naso, io per esempio col naso sottile non mi serve, però per chi fa il contouring al naso è perfetto, perché è molto comodo da utilizzare, anche se solitamente le persone magari utilizzano pennelli più piccoli, questo essendo molto sottile
sottile e angolato, secondo me ci fa fare bene anche contouring al naso in questo modo, e poi ci permette anche di sfumarlo. Quindi, un altro tipo di metodo, ma ragazzi ovviamente io ve ne dico alcuni per farvi vedere quanto possiamo spaziare, però davvero ce ne sono tantissimi e potete fare quello che volete. L'ultimo che vi posso dire, non lo so, è lo sfumare il correttore, per dirvi. Allora, io vi dico anche tutti questi metodi perché magari una persona non vuole comprare troppi pennelli diversi, allora ecco, magari lo utilizza sia per fare, stendere il fondotinta, lo utilizza a volte per utilizzare per il contouring, oppure se non lo utilizza per il contouring perché poi si sporca, lo utilizza per l'illuminante, oppure, come vi stavo dicendo, l'ultimo consiglio in più è quello di utilizzarlo per sfumare il correttore. Quindi io, per dirvi, non lo comprerei questo per sfumare il correttore, comprerei un altro tipo di pennello. Però, per dire, se non vogliamo comprare, oppure vogliamo comprare pennelli un po' alla volta perché stiamo cominciando a comprarli adesso, per dire, se avete solo questo, l'avete per la base, dopo la base potete tranquillamente utilizzarlo per sfumare il correttore, perché ce lo sfumerà alla perfezione, essendo angolato ci farà andare anche nelle parti meno facilmente raggiungibili. Secondo pennello, parlo sempre di un pennello Real Techniques, sempre dello stesso colore, anche se non fa parte del set, perché questo è acquistabile separatamente. Questo qui si chiama Powder Brush ed è un pennello molto molto ampio, molto fluffy, molto morbido. È consigliato ovviamente per chi ama pennelli grossi, ovviamente non lo consiglio a chi ama pennelli più da dettaglio per stendere anche tutta la cipria su tutto il viso, perché ovviamente non fa il caso vostro. Allora, come dice la scritta, è un Powder Brush, quindi si tratta di un pennello per polveri. Io lo utilizzo personalmente, lo indico come prima cosa, l'ho comprato per questo, anzi no, me l'ha regalato mia sorella. Lo utilizzo per stendere la cipria su tutto il viso, perché preleviamo la cipria e poi andiamo a bene bene raggiungere tutti i punti, opacizzare facilmente in maniera non troppo pesante tutto il viso. Io mi trovo molto bene perché appunto è grande, mi permette di finire in pochi secondi e non mi dà un effetto troppo pesante che magari otterrei con un pennello più piccolo, andando a prelevare, a mettere su ogni centimetro del mio viso. Questo mi fa raggiungere in maniera molto veloce tutte le parti del viso e mi fa ottenere un effetto leggero. Per cos'altro, volendo, potremmo andare ad utilizzarlo? Primo utilizzo alternativo, anche per esempio per il blush, per chi utilizza dei blush magari molto leggeri, magari in polvere, e vuole un effetto davvero molto molto naturale, sfumatissimo, può prelevare leggermente il blush e andare a picchiettare e a sfumare sulla guancia, quindi potrebbe essere tranquillamente utilizzato per questo. Potrebbe essere utilizzato per chi ama il contouring ma lo vuole leggerissimo e sfumatissimo, allora si fa il contouring, lo fa bene con prodotti un po' più precisi, poi prende questo e sfuma benissimo tutte le polveri. Quindi sicuramente, per dire, non ve lo consiglierei mai per stendere un prodotto in crema, perché, cioè, ragazze, voglio dire, non penso di dover dire altro, però per tutti i tipi di prodotti in polvere è assolutamente consigliato. Ad esempio non ve lo potrei mai consigliare per l'illuminante, perché essendo così gigante, ovvio che non possiamo andare a mettere l'illuminante, perché l'illuminante è una piccola parte, quindi anche provassimo a farlo sarebbe impossibile. E quindi questo era il secondo pennello e gli utilizzi alternativi, e io utilizzo anche quello basic, più consigliato. Terzo pennello, si tratta sempre di un pennello per le polveri, questa volta si differenzia da quello che vi ho mostrato precedentemente, perché questo qui è più piccolino, è angolato ed è più compatto appunto di questo precedente. Questo in particolare è di Biffoli, io l'ho acquistato in profumeria, ce l'ho da un sacco di tempo, anche questo è di una buonissima qualità, come vi dicevo è angolato ma comunque non è piccolo, è una via di mezzo, diciamo un pennello medio per il viso. Io lo utilizzo personalmente per andare a sfumare, sia prelevare, quindi sia applicare che sfumare, i prodotti, le terre, diciamo i prodotti in polvere da contouring, vabbè, la terra praticamente, perché mi dà un effetto molto naturale. Ecco qua mi è caduto, essendo molto appunto grossolano, se così vogliamo, ecco, se utilizzassi per esempio questo qui che è molto piccolo, farebbe al caso, invece non fa il caso mio, perché se utilizzate avrei un effetto più preciso. Magari ci sono persone che utilizzano questo perché vogliono un contouring più contenuto, più definito, invece io utilizzo questo perché lo prelevo e abbastanza grossolanamente riesco a sfumarlo e fare in maniera molto veloce ad avere un effetto leggerissimo. Quindi questo è l'utilizzo che io consiglio maggiormente.
Primo utilizzo alternativo, potremmo tranquillamente utilizzarlo per il blush, perché ovviamente a volte io lo faccio, utilizzo magari sia terra che blush insieme e poi vado, essendo angolato, quindi molto ergonomico, mi permette di andare quindi dall'incavo dello zigomo sulla guancia, anche, quindi anche per il blush. Volendo, per dire, se non avete, avete, che ne so, il pennello per l'illuminante a lavare, non avete altro, questo è pulito, quindi è libero dalle terre oppure comunque scaricato, non c'è terra sopra, possiamo tranquillamente anche andare a prendere, anche se è abbastanza grande, però una punta di illuminante e andare appunto solo su questa zona, perché comunque andrebbe più che bene, quindi è indicato per cose un po' più di precisione. Quarto pennello, questo pennello è un pennello duo fibre, è dotato diciamo di queste setole doppie, quelle più corte sono, sono più meno plasticose, come sempre ormai utilizzo questo termine sempre, quelle più lunghe sono un po' più plasticose. Questo tipo di pennello è della Kiko, in particolare questo qui è della Kiko ed è il numero 106, è per il viso, ovviamente è scritto face, ed è un pennello indicato per chi vuole un effetto del fondotinta, magari un fondotinta un po' più pesante eccetera, e vuole un effetto leggero, perché avendo questa doppia setola è, se lo usiamo in maniera leggerissima avremo un effetto proprio molto 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 leggero sulla pelle, veramente è uno strato sottilissimo. Invece se andiamo un po' più a lavorare, quindi raggiungendo la pelle anche con le setole più corte, andremo bene a lavorarlo nella pelle, se così vogliamo, se così possiamo dire. È un pennello che io non amo utilizzare, devo dire che da quando l'ho acquistato non l'ho utilizzato tantissime volte, ed è appunto indicato per questo genere di cose. Va bene anche se vogliamo sfumare, con utilizzo alternativo per sfumare sempre contouring in crema, ma anche questo qui, essendo duo fibre, essendo questo genere di pennello, va bene anche per andare a sfumare per esempio le polveri, per renderle magari un po' più leggere, per andare a spolverarci un po' il viso, per alleggerirlo un po' magari dalle polveri, quindi questa magari può essere un'alternativa. Per esempio non ve lo consiglierei per le polveri, perché avendo queste setole alla fine, che sono così sottili, non preleverebbe neanche secondo me la polvere, quindi per esempio non ve lo consiglierei per questo. Quinto ed ultimo pennello, ho scelto un pennello di Zoeva, in particolare questo è il 134 e si chiama Luxe Powder Fusion. Questo pennello è fantastico, io quando ho visto me ne sono innamorata, ho detto deve essere mio, ed è un pennello che io in particolare utilizzo per l'illuminante, mi sembra perfetto. Lo preferisco per gli illuminanti più polverosi, perché ha le setole non plasticose, l'opposto tipo naturale, però non saranno naturali, però per farvi capire di quell'effetto di pelo naturale. È veramente fantastico perché è piccolo ma non troppo, secondo me è veramente perfetto per la per l'illuminante, quindi è fantastico per questo genere di cose qui. Ma per esempio come utilizzo alternativo vi potrei dire che sarebbe perfetto per sfumare il contouring in polvere sul naso, perché appunto è molto 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 piccolino, è pratico da utilizzare appunto per le parti anche piccole. Un altro metodo per chi vuole, non lo so, vuole essere precisissimo, sarebbe anche alternativa utilizzarlo per sfumare il contouring, per scolpire la guancia. Altro metodo alternativo, lo potete utilizzare per stendere un ombretto opaco su tutta la palpebra, oppure per incipriare queste parti dell'occhio che sono le più piccole da raggiungere, quindi anche questo ha tantissimi utilizzi alternativi. Io ho finito e come vedete vi ho parlato soltanto di 5 pennelli diversi, vi ho detto il metodo, l'utilizzo base che ne faccio io, quelli che penso possano essere adatti a questo tipo di pennelli, ma anche quelli, vi ho detto anche che potete utilizzarli in qualsiasi altra maniera voi vogliate e voi vi troviate meglio. Quindi come avete visto sono soltanto 5 quelli di cui vi ho parlato oggi, che sono per il viso, vi ho selezionati, ma come vedete c'è stato tanto da dire, avrei potuto parlare anche ancora, visto e considerato che appunto sono davvero eclettici, la mia parola preferita, la dico da un sacco di tempo. E quindi niente, questo per farvi vedere, per mostrarvi che non dobbiamo essere condizionate, magari dire oddio ma adesso non ho un pennello per l'illuminante, come faccio? Cioè adesso non mi posso mettere l'illuminante, me lo posso mettere solo con le dita, non esiste, magari è polveroso, mi cade tutto. No, ecco qui, possiamo utilizzare
le cose come meglio vogliamo e dobbiamo anche arrangiarci, perché magari siamo in un viaggio, siamo dimenticati il pennello per le lane, come facciamo? Cerchiamo di utilizzare di trovare un utilizzo alternativo. Io, e davvero possiamo fare quello che vogliamo con i pennelli. Io spero che questo video vi sia piaciuto, che vi sia stato soprattutto utile, e se è così lasciatemi un commento, e se vi è piaciuto il video lasciatemi un like. Se non siete iscritti al canale, come sempre, spero vi faccia piacere iscrivervi, e niente, spero veramente che questo video serva soprattutto a chi è all'inizio, a chi vuole comprare dei pennelli ma magari non vuole comprarne troppi tutti insieme, quindi per iniziarvi a dare una base, per iniziarvi a dare delle strade, per darvi dei consigli, per insomma orientarvi meglio. Mia sorella sta prendendo le cose qua dietro, vabbè, meglio faccio lì. Comunque, quindi niente, questo era il primo video di questa serie di video consigli, come sempre. Vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video.